qui a Roma facciamo solo interfaccia per alcune situazioni di difficoltà che anche noi preti e anche voi troviamo, troveremo, no? Difficoltà che vengono da dentro di noi, dalla nostra indole, dalle nostre fragilità, dalle nostre debolezze, e difficoltà che possono venire dall'esterno, insomma. Sicché noi siamo una comunità all'interno della quale alcuni vivono ricerche ulteriori della loro vita o della salute fisica, psichica o altro, insomma. Abbiamo, insieme con altre poche comunità in Italia, facciamo questo servizio che pensiamo sempre di più diventa anche una sensibilità per la Chiesa, e cioè la Chiesa locale, le diocesi, le congregazioni, gli ordini devono farsi carico anche dei fratelli che vivono il disagio, le scelte sbagliate, il dolore, così il fallimento. Si tratta quindi di recuperare. Noi abbiamo avuto delle bellissime esperienze in parrocchia di preti che hanno ripreso dopo anni il ministero, qualcuno che magari ha anche lasciato in pace, riconciliato con la Chiesa. Perché questa salute del corpo e dello spirito interessa a tutti, ma dobbiamo porre attenzione anche ai confratelli, siamo convinti di questo. Attorno al lago di Genezaret si svolge questa prima parte del Vangelo di Marco, no? E vediamo tutte le varie azioni, cioè i detti e i fatti di Gesù, quello che ha detto e quello che ha fatto in quell'area. E sono situazioni di guarigione, di predicazione, di aiuto, il Signore Gesù che va incontro ai suoi. Però il Signore Gesù, e questo era sabato, ha sentito la necessità di staccare un po' per i suoi. Ecco la necessità quindi, come si dice anche nella Chiesa, del sabato, del riposo dello spirito, del tempo del riposo per poter riprendere con maggiore attenzione e cura la mano, per poter tendere meglio la mano ai fratelli che hanno bisogno. E quindi Gesù, dopo la pesca, dopo le attraversate, dopo tutte queste cose che accadono in quegli eventi che sono narrate dai Vangeli, chiede ai suoi discepoli di andare con lui a riposare un po', a riposare nel Signore, a riprendere fiato, e non è alienazione. Voi avete visto, suppongo, dal telegiornale quanti morti ieri per valanghe, sci, incidenti. Perché si pensa che lo stacco delle ferie o del riposo sia faticare ancora di più. Invece rientrare, stare con il Signore, pensare, non è per parlare male, per carità, delle ferie, della gente che ha necessità di uscire. Dobbiamo capire. Però se vogliamo riprendere senso, significato e dare spazio alla nostra vita, si tratta di appoggiarci veramente al Signore, riposare in Lui e riposare con Lui. E così, dopo questo, in quest'area, ecco, approdano a Genezaret e la gente riconobbe Gesù e da tutta la regione vanno verso di lui e gli portano i più malmessi, i peggiori. Teniamo presente che in quella situazione il malato era anche considerato peccatore. In ogni caso portava le conseguenze di un peccato suo o di altri. E il fatto che vanno da Gesù riconoscono che lui ha la possibilità del perdono e della guarigione. Ed è un annuncio anche per noi nella Chiesa, per chi già fa servizio a tempo pieno nelle parrocchie o nelle varie attività e per chi si prepara. E cioè essere annunciatori del perdono di Dio che guarisce dentro e poi come frutto della carità, e se il Signore vuole anche questa guarigione della nostra esistenza e della nostra vita complessa, con corpo e spirito. E dove giungeva in villaggio o città deponeva i malati sulle piazze, quindi deve essere stato uno spettacolo straordinario, una realtà, che supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Abbiamo letto in queste settimane, nei libri di Samuele, la storia di Davide, Saul, Davide, per arrivare in questi momenti al tempo di Salomone. Siamo grosso modo dal 1050 al 1000 circa avanti Cristo. Roma era una palude, insomma, no? Roma era una palude, non
Quindi c'è questa antichissima storia di 3.000 anni. E vi ricordate quando Davide ha la possibilità di ammazzare Saul e invece si accontenta di portare via qualcosa del manto di Saul, come pegno, come segno, perché il manto rappresentava, appunto, come abbiamo sentito nella prima lettura di ieri, la maestà, lo splendore, la grandezza, l'autorevolezza, l'autorità. E quindi Davide è il manto di Saul, il Tempio, Isaia che vede nel Tempio del Signore questo manto che copre della pienezza di Dio tutta la sacralità di Gerusalemme. E ci ricordiamo anche di quella donna, l'Emoluissa, che vorrebbe toccare il mantello di Gesù e che lo tocca di nascosto perché ha coscienza di essere fuori regola, di essere irregolari in quella situazione. La legge di allora prevedeva punizione per chi si azzardava nella sua situazione di entrare e toccare il Signore, e toccando il suo mantello guarisce, ed è quello che accade anche qui, è quello che accade anche qui. Il mantello del Signore che poi dato ai profeti passa, vi ricordate, da Elia, Eliseo, in quelle situazioni. E cioè il Signore ha un'eredità da darci. Il Signore ha una missione, il Signore ci ha chiamati e ci ha anche eletti in qualche misura. A partire dal battesimo ci ha chiamati ad essere in Lui in maniera particolare. E poi il Signore ha anche chiamato noi, non perché siamo migliori degli altri, non perché siamo meno peccatori degli altri, non per metterci su un piedestallo di autorevolezza che diventa anche oppressione dell'altro. Il Signore ci ha chiamati perché siamo portatori, come Gesù, di questo perdono e di questa salute che viene dall'alto, che viene da Dio. Può passare attraverso la scienza, la carità e tutte queste cose. Il Signore in qualche misura ci ha presi nel suo mantello, ci ha resi partecipi della sua eredità. E per questo vogliamo benedire il Signore per questa comunità internazionale, perché rappresenta molto la Chiesa. Rappresenta molto la Chiesa che non è più come per Israele un piccolo popolo riunito intorno a un tempio o a una realtà. Salomone fa un'operazione nazionalista, potremmo dire, dal punto di vista sociologico, e cioè crea dei poli di centralità in maniera che tutto Israele debba passare per Gerusalemme. E il motivo è un motivo santo, per carità. Quella casa che Dio non aveva voluto che Davide costruisse, perché dice non tu costruirai la casa, ma io farò un casato, una discendenza per te, io la farò. E ecco, il Signore permette a Salomone di farlo, e Salomone fa questa operazione che è importante, è unitaria per Israele. Certo, noi non siamo più su questo modello di Israele, un solo popolo, ma molti popoli, una sola cultura, molte culture. Non siamo più una sola lingua, molte lingue, e se volete anche non siamo più una sola pelle, grazie a Dio, ma siamo come il manto di Dio, che era straordinariamente variopinto, no? Dipinto in maniera varia. E questo è molto importante per portare un messaggio al mondo che tende oggi piuttosto a processi, lo sapete meglio di me, di globalizzazione, di unione solo economica e tutte queste cose. C'è un di più. Lo ricordava il Santo Padre ieri, il fine ultimo dell'uomo non è l'economia, è Dio, è Dio. E cioè è da Dio poi si illumina tutto il resto, la vita, la giornata della vita di ieri, si illumina l'economia, si illumina il diritto di tutti i popoli, la solidarietà per tutti. So che c'è qualcuno di Haiti, io sbaglio, c'è qualcuno di Haiti. La solidarietà per tutti, ecco, cioè veramente a partire da questo Dio che Salomone con i suoi mezzi ha voluto porre al centro. Anche noi vogliamo porre al centro, ma non per pianificare un'autorità nostra, ma perché tutti a servizio suo possiamo trovare quella unità che ci permette di riconoscersi come fratelli a livello universale. E questo è per la Chiesa, sani e malati, gente che porta i malati, malati che si fanno portare,
Chiediamo al Signore di poter avere la forza di portare i fratelli a Cristo, perché possano, toccando il lembo del suo mantello, essere guariti attraverso il servizio della parola e dei sacramenti, della cultura,